Giulia Quaranta Provenzano, una fotografa brava ligure di nostra conoscenza che sta salendo molto in fretta. L'amore per la sua terra. I colori sono fantastici. E siamo qui, è una pista nata lì, Jacunanne. Ecco questa donna rilassata su questo cuscino e si chiama Venice. Sembra un'opera di altri tempi. Bellissimo l'uso della cornice a metà, fantastico. E continuiamo nella Stefania Tazzini dove c'è Re Beard. Guardate che forza, qui accanto a me per favore. Molto emozionante. Sembra una costellazione, bellissima. Beh, la costellazione non mi piace proprio. Filippo De Pisi è uno dei nostri artisti storicizzati che abbiamo in mostra, dove mettiamo appunto gli artisti storicizzati con gli artisti attuali nostri. Karen Di Paola, Silence. La foto parla da sola. Bravo. Sì, è veramente incredibile. Ottimo, ottimo. E siamo a Monda Makusai, The Lake, il lago attraverso le sue visioni, certo, guarda che bello. Molto bello, veramente. Colori veramente bellissimi. E siamo a Romano Elia Tironi, una grande nostra conoscenza che usa la mano per fare delle cose speciali, direi underground e jungle. Un mix tra herring e l'astrattismo. Fa pensare allo street Che analisi perfette questi ragazzi. Giovanni Zungheri, esatto, The Voice of Silence. Questo bambino, un'opera forte. Bellissimo, veramente, la prospettiva è molto. È molto diretto. E continuiamo con Tullio Kovac. Ha un insieme di opere che fanno pensare. Fantastico l'uso del carboncino, sempre dà questo effetto, bellissimo. Sì, sembra venire da lontano. Alessandro Negrini, guardate che modella incredibile e che foto stilose ed eleganti. Beh, direi che la macchina è la sua passione proprio, la macchina da presa. Fantastico, prospettiva bellissima. Molto emozionante. Pietro Lembo, Marketplace. Beh, guardate con quanta minuziosità fa tutte le figure con una mano speciale. Una tecnica veramente minuziosa. Molto complesso e molto piacevole. Alessandro Maria Zucca, dà dei messaggi, quello dei preservativi, quello del denaro e quello della fede. Sta a noi riflettere. Solo riflettere. Sì, molto rivoluzionario. Passiamo la camera e siamo a Mauro Favano. Mario Papà, che bello, è proprio una cena tra amici. Esatto, avete visto? Sì, molto simbolico. E siamo a Renata Bertolin, questa amica che saluto di Roma, ha una certa età, ma guardate con quanta grazia è la Ligabue, la nostra Ligabue, donna. Ah, lei ha un tratto veramente, veramente bello. Tanto che bisogna utilizzare questa tecnica. Silvana Mascioli di Bologna e il nostro cerchio è un messaggio speciale, proprio perché ognuno deve far centro nella propria vita, nella sua esistenza. Il cerchio è perfetto. Sì, una rivisitazione personale dell'op art, molto bello. Fabiola Capo, abbiamo scherzato col sindaco l'altro giorno di Fonzie. Bei tempi. Questo è veramente bello, molto Anna Ax Caporale, con queste tre opere, racconta delle storie. Sono varie storie in vari ambienti, da Manhattan a Market Square a Xer, insomma. Si vede che gira il mondo. Sì, sembra di essere lì con lei. Siamo un artista forte, Paola Costantino, guardate che forte, guardate. E riesce a riprodurre con Titanic Rose, Lady in Heart, vedete un attimo qui accanto a me, Jungle Animals. Anche lei delle leggende, ma soprattutto delle sue fantasie, probabilmente i suoi sogni. La tecnica mista l'ho sempre apprezzata. Sì, è veramente meraviglioso, allegrissimo. Francesca Fiore, che saluto di vicino Matera, un'altra persona rocchissima, va sempre a Bruxelles, torna anche un po' a casa ogni tanto, da Padre Pio a queste nature morte. Bellissimo. Sì, tecnica classica molto bella. Maestro Cascio, Paolo De Polo, guarda la matita, guarda qui questa donna, guarda il dettaglio, guarda l'uso della mano, come riesce a riprodurre in Expert Decision. Una tecnica perfetta, devo dire. È incredibile come si percepiscano tutte le emozioni di questi soggetti. Continuiamo perché la mostra è ancora di lunga e siamo a Gabriella Galli. Eccola qui.
È proprio un messaggio particolare, parte probabilmente del mondo, anche climatico. Una vera fotografia. Colori e dettagli impeccabili. Sara Suattini, I love shopping. Come dagli torto. Questo è bellissimo. Bellissimo, te, questi colori fluo sono incredibili. La pop art è la sua eccellenza. Concordo, bravo Sergio. Concetta Maria Corbio, Julian, guardate che bella. Cioè, è così com'è, la vedete, è perfetta. Sì, proprio esprime quello che voleva dire. Sì, sembra di sentire quello che pensa. Alda Boscaro, esatto. Future and Environment. Beh, sognante, forse a volte un po' malinconica. Sembra quasi una tessitura. È molto sereno. Virginia Farnetti, Virginia Farnetti che è di Roma, però riesce a fare questa fotografia un po' lavorata, no? Questo è più il tuo settore. Una sovrapposizione di immagini molto molto azzeccata. Sì, che dà un significato importante di quello che vuole trasmettere. E siamo a India Blake con queste foto speciali che ritraggono paesaggi in giro per il mondo perché viaggia tanto. La geometria trasmessa per immagini. Ah, è sempre bellissimo vedere scorci di realtà. Bene, questo nostro Fedora Spinelli, il Love Tibet. Il Tibet è un messaggio di pace, un messaggio di speranza, un messaggio di fraternità ovunque, come dagli torto. È una pittura trasmesso l'effetto che fa un mandala. Esatto, mi fa pensare anche a un rosone di una chiesa, quindi è bella questa fusione, certo. Tra tutte, molto positiva. E qui abbiamo un bellissimo Antonio Canova, guardate che meraviglia, della Fondazione Museo Antonio Canova di Postagno, l'arte di un tempo, i famosi storicizzati. Vediamo qua, una ragazza giovane, una bravissima fotografa, che conosciamo molto bene, Elisa Postati, con diverse immagini, i suoi viaggi in giro per il mondo, è una mostra, We Are The World, che continua ad avere successo. E speriamo che continui. Sì, assolutamente, che ci porti altri posti così belli. Bene, mi è piaciuto. Bravo, Mario Perone, eccolo qua. Si chiama Muscle Bite. Wow! È che è particolare, ci è voluto tempo a farlo. Questo è molto particolare, moltissimo, ma i colori sono molto belli. Non si finisce mai di scoprire oggetti nuovi guardandolo. Adriana Collovati, sì, è di Rimignano Udine. Prego ragazzi, venite con queste delle ossa speciali, un po' particolari e molto forti, direi. Delle macro bellissime. Sì. Delle macro fantastiche. Olivero Passera, e chi lo ricorda? Stallo e Olio, i famosi Hardy e Laurel. Venite, prego. Spettacolare. Avete visto che forte? Bene, ricordano tutto perché noi siamo cresciuti con questi due straordinari uomini. Assolutamente sì, fanno parte proprio delle vostre idee. Sì, fanno di tanta nostalgia. Adriana Collovati, sempre con la sua forza, la sua energia, la vediamo qui, con questi quattro dipinti che ognuno da The Box of the Time Turned Upside Down. È una canzone vecchia di Diana Ross. Upside Down. No, qui c'è un'astrazione incredibile, è bellissima, ti porta proprio con sé. Qualcosa di veramente nuovo. Bene, concludiamo tra un attimo, eh?